Riteniamo insieme all'agenda digitale, alla contraffazione, alla conciliazione, questo tema sia in questo momento soprattutto particolarmente importante. Noi riteniamo che il consumatore abbia necessità di nuovi servizi, di nuove capacità, non tanto di assistenza, ma di indicazione e di formazione. Dare formazione e quindi portare avanti un percorso su questa materia, a nostro avviso, significa valutazioni più attente e scelte di campo importanti. Riteniamo che come Consumer Forum, anche a termini europei, questo segnale debba essere dato e nella tavola rotonda che porteremo avanti poi nella plenaria, questo dei temi è uno delle eccellenze che vogliamo poi amplificare, tenendo conto che per noi questo rapporto significa anche dare risposte in prospettiva a situazioni estremamente delicate e che il Paese guarda con grande attenzione, non solo il nostro ma anche quello europeo. Quindi il buon lavoro che vi do è un buon lavoro interessante, perché questo ci permette anche di acquisire poi nel proseguo degli incontri delle opportunità che avremo come nuova dirigenza del prossimo scuolo, che saremo molto attenti. Quindi ci fa molto piacere. Vi ringrazio ovviamente per il segno che portiamo avanti, che per noi sarà fondamentale. Grazie, buona giornata, ci vediamo in plenaria. Buona modo di salutare, sono Riccardo Quintini, sono il direttore del test, inutile fare presentazioni, tanto diciamo il programma ce l'abbiamo tutti. Il tavolo è vorrei iniziarlo subito, poi comunque a mezzogiorno c'è la plenaria a cui molti di voi sono interessati, molti di noi sono interessati. E diciamo le cose invece da dibattere, da discutere, da illustrare in questo tavolo sono tantissime, il tempo è poco. Quindi direi dal punto di vista organizzativo io quello che farò, più che diciamo da moderatore, è cercare in qualche modo di organizzare il giro di interventi e magari di sollecitare, ma sollecitare credo non ce ne sia davvero bisogno visto questi temi che trattiamo, qualche curiosità anche giornalistica, direi di fare un primo giro sull'argomento di questo, poi insomma in questa occasione il Consumer Forum è consumatore interconnesso. Ora quando si pensa a connessioni, dal punto di vista delle connessioni, quelle fisiche, diciamo, quelle tracciabili, visibili, dal punto di vista del paziente, del consumatore, paziente, cittadino, chiamatelo come volete, la farmacia è una delle prime connessioni che si ha, diciamo, è l'interfaccia sanitaria per eccellenza. E quello, diciamo, che è poi il tema della farmacia dei servizi, è sostanzialmente quello che vuole essere l'evoluzione di questa interfaccia, quindi un'interfaccia che svolga altre funzioni rispetto a quelle, o che perlomeno le svolga in maniera differente, anche telematica, anche diciamo di servizi, funzioni che poi stanno nel DNA della farmacia da sempre. Insomma il cittadino sa, il farmacista sa che il cittadino va dal farmacista, forse come a volte anche di più di come va dal medico, per capire cosa deve fare, come deve usare un servizio, come deve usare un medicinale. Qui ci sono un po' tutti gli attori della filiera, intanto aspettiamo tanto Spadonaro che Longo che dovrebbero arrivare, ma io partirei diciamo dal capire quali sono questi servizi, qual è lo stato dell'arte di questi servizi, quindi diciamo anche le difficoltà e come sono stati immaginati, in realtà qualcosa di più di immaginati lo scopriremo, perché anche dal punto di vista telematico le farmacie in funzione di questi nuovi servizi già si sono organizzate, quindi già hanno creato un'interfaccia. E quindi partirei direttamente mettendo i piedi nel piatto con Paolo Betto, che è qui alla mia destra, che è delle relazioni di Federfarma, che ci spiega un po' diciamo, cos'è questa farmacia dei servizi. Sì, mi sembrava utile fare un po' l'inquadramento della farmacia dei servizi, come è nata e in che contesto si è collocata. Ma prima volevo cogliere uno spunto appunto di Riccardo Quintilli, che dice appunto la farmacia come primo passaggio, come prima connessione. In realtà vediamo che nell'epoca di internet i cittadini hanno ancora bisogno di un'interfaccia, invece di potersi interfacciare con una persona, no? Perché tante cose si possono fare online, però poi quando hai un problema, una difficoltà, vuoi avere delle informazioni, vuoi confrontarti con qualcuno,
hai bisogno anche della persona fisica, cioè del farmacista che ti conosce, vai lì, chiedi le cose di cui hai bisogno, i servizi, eccetera. Quindi pur nella dematerializzazione, diciamo, dei servizi, la figura fisica del professionista e della struttura della farmacia, diciamo, ha ancora un suo valore. Ecco, per quanto riguarda invece la farmacia dei servizi, diciamo che questo modello, diciamo, che poi si sta un po' diffondendo in tutta Europa, perché non è un'invenzione italiana, poi Nadine, insomma, ha studiato anche questo aspetto, magari lo potrà anche approfondire, è un movimento, diciamo, europeo che vede la farmacia più coinvolta direttamente nell'assistenza al paziente, cioè non solo come consegna di una confezione, di una scatoletta, ma anche come monitoraggio della terapia, assistenza al paziente, insomma seguirlo in tutto il percorso di assunzione del farmaco. E nasce questa farmacia dei servizi in un contesto generale della sanità che vede una popolazione che invecchia, insomma lo sappiamo, una domanda di salute che sta cambiando, che è più ampia, che non è più solo salute, è benessere, con costi quindi che aumentano sia per lo Stato, per il Servizio Sanitario Nazionale che per il cittadino, e però in un contesto economico di crisi, di difficoltà economica complessiva sia per le famiglie che per lo Stato e per il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi da un lato abbiamo appunto il Servizio Sanitario Nazionale che deve dare nuove risposte, farmaci nuovi costosissimi come questi per l'epatite C, che quindi pongono dei problemi di sostenibilità rilevanti, e quindi la necessità di da una parte tagliare delle spese, dall'altra riorganizzare il sistema in modo da renderlo sostenibile. Dall'altra parte abbiamo invece le famiglie, le persone che sono in difficoltà economica e quindi anche hanno una minore capacità di spesa, di acquisto, e questo si ripercuote anche sulla farmacia ovviamente. Quindi da un lato i tagli che il Servizio Sanitario Nazionale ha fatto in tutti questi anni. Direttamente riduzione dei prezzi dei farmaci, aumento delle trattenute imposte alla farmacia, che è dovuto restituire dei soldi al Servizio Sanitario Nazionale, la distribuzione diretta di farmaci da parte delle ASL, quindi il cittadino non trova più tutti i farmaci di cui ha bisogno in farmacia, ma alcuni, spesso quelli più costosi, ma non necessariamente, vengono dati nei presidi pubblici, quindi le ASL magari lontano da casa, però insomma comporta anche dei problemi organizzativi, l'aumento dei ticket, quindi i cittadini pagano più ticket anche sui farmaci. Dall'altro il Servizio Sanitario Nazionale sta tentando una riorganizzazione con grosse difficoltà, però di spostare l'assistenza sul territorio, quindi dall'ospedale al territorio, quindi puntando molto sui medici e anche sulle farmacie, che appunto sono uno dei primi punti di accesso al Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, però tutto questo processo si ripercuote sulla farmacia da un lato con maggiore richiesta di servizi, di prestazioni, dall'altro con un calo di redditività, diciamo così, perché i tagli alla spesa, l'aumento dei costi per dare anche maggiori servizi, determinano alla fine proprio nel momento in cui la farmacia avrebbe bisogno di investire di più per potenziare il servizio, si trova invece in una situazione rispetto agli anni passati, sicuramente di difficoltà. In tutto questo poi si sono inseriti anche un processo parallelo, che è quello delle liberalizzazioni, dal 2005 con Storace, 2006 Bersani e Monti, e l'apertura di nuove farmacie, eccetera, eccetera, che anche questo hanno poi un impatto che si aggiunge a quello dei tagli, diciamo così. Ecco, quindi è una situazione, diciamo, ecco, lo dico rispetto agli anni passati, soprattutto di difficoltà anche per le farmacie, per quelle più piccole, magari le grandi possono reggere meglio l'urto, però diciamo le piccole farmacie spesso sono poi quei punti, quei presidi sul territorio che sono fondamentali, sono un po' in difficoltà, proprio nel momento in cui invece sono chiamate a dare un contributo maggiore in termini di servizi, di prestazioni, di assistenza. E quindi ecco, in questo contesto si colloca la farmacia dei servizi, che ha appunto, dovrebbe rispondere a varie esigenze. Per il Servizio Sanitario Nazionale si tratta di potenziare un punto, un presidio sul territorio che possa dare al cittadino quei servizi che magari in altro modo, tramite le ASL, tramite l'ospedale, hanno costi maggiori, sono più difficili da raggiungere per le persone, per le persone anziane, eccetera, quindi portare la sanità più vicino al cittadino.
per il cittadino appunto dovrebbero avere il vantaggio di poter accedere a tutta una serie di prestazioni in farmacia, quindi vicino casa. In alcuni casi magari non è detto che devono essere servizi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ma possono essere anche servizi offerti privatamente che il cittadino si paga, magari la piccola analisi per monitorare i trigliceridi, il colesterolo, la glicemia, eccetera, fatta in farmacia con pochi, invece che comprarsi la macchinetta, te lo fai in farmacia, ti monitori, ti tieni sotto controllo. Poi se c'è qualcosa che non va, il farmacista ti dice vai dal medico, fai il percorso, segui il percorso. Per la farmacia, questa farmacia dei servizi dovrebbe essere un modo per rafforzare il proprio ruolo sul territorio e anche un modo per incrementare quella redditività, recuperare un po' di redditività persa sui farmaci, diciamo così, no? Perché ci sono dei dati di IMS che dicono chiaramente come ormai la redditività sui farmaci del Servizio Sanitario Nazionale è quasi vicina allo zero, sostanzialmente. In molti casi i farmaci vengono erogati quasi non dico in perdita, però con margini talmente bassi per cui ormai la farmacia per recuperare fatturato deve puntare molto sul mercato commerciale, cioè sui farmaci da banco, sui parafarmaco, tutte quelle prestazioni extra, diciamo così, extra farmaco che aiutano a mantenere l'equilibrio economico. E quindi ecco, nasce questa farmacia dei servizi che dovrebbe dare risposte a più esigenze su più fronti e che fa leva, diciamo, su alcune peculiarità della farmacia, cioè la presenza capillare sul territorio, 18.000 farmacie presenti, insomma, un po' dal piccolo centro alla grande città, l'informatizzazione, che è un altro elemento caratterizzante delle farmacie, tutte informatizzate, collegate tra loro in rete, in grado anche di ritirare un prodotto pericoloso in poche ore dall'allerta, diciamo così, la presenza di farmacisti, quindi di professionisti appunto, su tutto il territorio e questo legame col Servizio Sanitario Nazionale che la rende appunto un presidio pubblico, insomma un presidio dello Stato sul territorio. E adesso vabbè, chiudo perché insomma, mi sembra giusto, ecco, questo processo ha anche delle difficoltà, diciamo, non è così lineare perché gli interlocutori sono tanti, c'è il Servizio Sanitario Nazionale, le regioni, gli altri operatori che possono sentirsi aggrediti da un nuovo presidio che fa cose che magari rispetterebbero, non so, il medico, l'infermiere, eccetera. Quindi c'è questa difficoltà. E poi anche dal punto di vista della normativa ci sono dei passaggi che non sono chiari, quindi diciamo uno in particolare che è la remunerazione della farmacia sui servizi dati dal sistema pubblico, diciamo così, che sembrerebbe, per come è scritta la norma, presupporre una certificazione preventiva addirittura di risparmi che si possono ottenere con questi servizi. Cioè io ti pago solo se tu mi certifichi preventivamente che la tua attività mi costa meno, mi fa risparmiare rispetto al fatto di affidare il servizio a un altro operatore pubblico, diciamo così. A parte il fatto che se un servizio non è stato mai erogato ed è nuovo, non c'è possibilità di fare confronti con altri. E poi insomma, diciamo, la certificazione preventiva è difficile, in realtà questa cosa tu la verifichi, puoi avere un'idea del risparmio ma la verifica la fai a posteriori, diciamo, quando hai risparmiato, è difficile fare un calcolo prima, quindi questa cosa blocca un po' l'avvio delle trattative per il rinnovo della convenzione, che è, appunto, sono le regole che dovrebbero definire appunto lo svolgimento del servizio farmaceutico in generale e dell'erogazione di nuovi servizi. Questo tipo di verifica è fatta a livello regionale? Dovrebbe essere fatta a livello regionale. Quindi uno per ogni regione? Sì, sì, sì. Quindi partendo, diciamo, dai dati di spesa della regione... La regione stessa dovrebbe fare... Dovrebbe quantificare il risparmio dell'operazione. Esatto, prima di poterla affidare alle farmacie. Quindi sta un po' bloccando e stiamo cercando di vedere come superare questo blocco. In qualche modo mettere in evidenza Santini proprio nel momento in cui è venuto qui a farci un saluto, no? Cioè noi dobbiamo formare i consumatori, informarli, renderli consapevoli, questo è il nostro grande obiettivo, la nostra grande strategia. Oggi le persone quando entrano in una farmacia e si aspettano quel qualcosa di più, cioè questo luogo che è un presidio ma che si candida ad essere una vera porta del Servizio Sanitario Nazionale con tutti i crismi, quindi non più luogo dove acquisto il farmaco ma dove mi aspetto un'assistenza a 360 gradi
è un luogo dove mi insegnano anche delle cose. Queste sono le domande più frequenti che noi abbiamo registrato, no? Quali sono le analisi che si possono effettuare, quali sono assolutamente escluse, quali prestazioni di assistenza specialistica si possono prenotare in farmacia, ma solo in regime pubblico o anche privato, quali dispositivi strumentali sono disponibili, sono sicuri, è rispettata la privacy, quali prestazioni sono disponibili a domicilio. Ancora, quali si possono effettuare tramite prenotazioni, si possono effettuare tramite il CUP? È possibile ordinare e ritirare presidi ausili in farmacia? È ammissibile fare richiesta di un infermiere per medicazioni o iniezioni? Che è una cosa banalissima, semplicissima, che è rivoluzionaria perché è una delle prime necessità che si hanno quando si ha un paziente anziano cronico. Quanto costa tutto questo? È a mio carico? È a carico del servizio sanitario? È possibile usufruire di un fisioterapista a domicilio in caso di una riabilitazione? Si può avere un supporto nel comprendere come aderire meglio a una terapia? Eccetera. Allora, questo dà proprio uno spaccato di quella che è la necessità innanzitutto informativa, perché la farmacia dei servizi è sicuramente un passo in avanti per quello che dicevamo prima. E per come è stata anche trasportata, cioè davvero un luogo in cui c'è un presidio del servizio sanitario pubblico, e questo è sicuramente un modo per avere un servizio sanitario pubblico più accessibile e anche più forte, perché le farmacie sono estremamente capillari e sappiamo quanto, soprattutto in certi territori un po' difficili, montani piuttosto che nei piccoli centri, è un punto di riferimento. Però bisogna chiarire tutto questo, perché c'è poca informazione, c'è ancora molta confusione, però c'è una grande aspettativa. Quindi sì, l'idea di una farmacia di servizi è una buona idea, un'ottima idea, ma deve funzionare e bisogna capire oggi cosa offre, domani cosa offrirà, e prepararsi anche a delle domande di un certo tipo, garantire criteri di qualità e di sicurezza. Perché è chiaro che un test diagnostico va fatto con certi crismi, e quindi poi le persone si affidano a un luogo diverso, quindi devono sapere quali sono le cose che trovano e quelle che non trovano, anche per poter scegliere. E rispetto a questo, noi abbiamo fatto di recente un lavoro importante proprio con Federpharma, quindi mi sembra l'occasione anche per socializzarlo. Cioè, noi abbiamo riproposto la carta della qualità in farmacia, l'abbiamo presentata a settembre, quindi meno di un mese fa, e nasce dalla carta dei diritti del malato, che è il nostro documento di riferimento per i diritti in ambito sanitario, che utilizziamo dal 2002, l'abbiamo adattato alla farmacia, ma in realtà con Federpharma questa intesa viene da lontano, perché negli anni 90 c'era un documento simile su cui abbiamo lavorato, quindi lo abbiamo riproposto oggi nel 2015, la carta della qualità della farmacia. Rapidamente, ce l'ho qui con me, ma vi dico soltanto per titoli, quali sono i temi che tocca. Innanzitutto l'accessibilità, poi l'accoglienza e l'attenzione alla persona, l'informazione, quindi sono, diciamo, i macro temi, gli standard di qualità e di sicurezza erogati, la sicurezza. In qualche modo si risponde a quelle domande e a quelle aspettative che i cittadini hanno rispetto alla farmacia come luogo che offre servizi, non solo luogo in cui compra dei farmaci, e non sa chi si trova davanti, non sa se fidarsi e affidarsi completamente a chi ha di fronte. E quindi questi sono un po' gli standard che noi ci aspettiamo da chi aderirà alla carta della qualità delle farmacie. Ripeto, è stato presentato un mese fa, e non solo la nostra idea è far sì che poi chi la adotta in qualche modo sposa queste linee, perché poi ciascuno di questi punti ha dei sottopunti. Faccio solo alcuni esempi, se no sarebbe troppo lunga raccontarla, in ogni caso disponibile chi fosse curioso di leggerla. È nel tema dell'accessibilità, che cosa è che c'è? L'accessibilità fisica, quindi il tema delle barriere architettoniche, banalmente garantisce accesso ai propri locali rimuovendo le barriere architettoniche sensoriali, accessibilità in senso non fisico, nel senso di servizio, quindi
propone alle autorità, tramite le proprie organizzazioni, l'adozione di orari di apertura, di urna notturna, conformi alle esigenze del cittadino, garantisce turni di servizio che assicurino un'adeguata copertura del territorio in cui è situata e informa in modo chiaro, semplice e aggiornato, adotta soluzioni per la gestione delle attese, assicura che il farmacista indossi camice distintivo, quindi cose che sono anche normali, come dire, cioè che già sono così, però ci sono anche delle cose invece che chiedono qualcosa in più. E così via di seguito, quindi sui temi dell'accoglienza, sui temi dell'informazione, della sicurezza anche rispetto ai testi linguistici. Quindi questo per dire quello che ci aspettiamo. Ci aspettiamo tanto dalle farmacie, perché crediamo che siamo un alleato del cittadino, quindi è chiaro che è una grande sfida, però ci sembra che insomma ci sono tutti gli elementi per potersi aspettare anche in termini poi di informatizzazione, di accessibilità, perché oggi qui parliamo di farmacia 2.0, quindi è chiaro che deve essere anche accessibili secondo gli strumenti che oggi la tecnologia offre, e quindi perché non anche in farmacia. Chiudo dicendo che poi di questa carta che noi chiediamo di adottare le farmacie faremo un audit civico, che poi è il nostro strumento di valutazione civica che abbiamo sperimentato dal 2002 in poi e che oggi è adottato nei servizi sanitari, lo adottiamo per tutti i servizi, quindi anche per le farmacie sperimenteremo un audit civico, una verifica dell'applicazione di questi principi, in modo che poi chi non lo fa in qualche modo si sente fiato sul collo che non rimanga sulla carta, è quello che fondamentalmente ci interessa. Bene, io prima è stato in qualche modo già anticipato, professor Nadin, era un progetto. Perché non mi prendo una mia responsabilità? Me la prendo, la firmo. A mio rischio e pericolo, giustamente, ma è la mia professione. La raccolta dei dati, le farmacie vedono 3 milioni e mezzo di utenti al giorno, giusto detto. Quindi è accettato a Camistro Monti, in Germania si fa. Dati per semplicemente spostare un foglietto illustrativo, cioè da che il farmaco si usa solo per la tosse, si è visto che si usa anche per il raffreddore, lo vogliamo, perché gli devo far ritirare tutto per ribondarlo sul mercato? Iniziamo a raccogliere dati in farmacia e questo porta un vantaggio economico pauroso, perché vuol dire non poter le cose. Voi pensate alla nostra rilevanza, l'altro giorno ho scritto un articolo che avevo intitolato Gemelli diversi, su che cosa? Sui foglietti illustrativi commissionato da Pfizer, tra stessa molecola, non so se ve ne siete accorti, stessa molecola, ma uno farmaco da banco e uno farmaco etico. I foglietti illustrativi sono totalmente diversi, perché l'impostazione è diversa. Cioè il farmaco da banco, anche se la molecola è stessa, il farmaco da banco ha la logica di automedicazione, non so chi lo diceva prima, ma era quello che si autogestisce, perché oramai la nostra civiltà, siamo arrivati a un smartphone ciascuno, ma è vero che siamo più attenti, forse a volte troppo, perché Wikipedia ti dicono già tutto, ti arrivano, ti dicono già che cosa hanno, cosa non hanno. Farmaco da prescrizione ha tutto un altro valore, tanto per esempio noi la farmacovigilanza per noi è attuabile sul farmaco da banco, non sul farmaco da prescrizione. Il farmaco da prescrizione aspetta il medico, però sul farmaco da banco aspetta noi, sull'integratore naturale, aspetta noi, ne abbiamo le competenze, sull'omeopatico, a prescindere, non fa male, quello non vuol dire niente. E non è vero che gli accademici sono contro, lo sono contro, lo dicevamo l'altro giorno alla riunione, se posto in un certo modo, se si parla seriamente e si portano i dati, non vedo perché non si possa parlare tranquillamente. A me quello che piacerebbe è quello che è vero, se è vero che stiamo andando incontro a un sistema assicurativo fondamentalmente la sanità, perché è sulla bocca di tutti, se è vero che la logica è questa, è vero che oggi le assicurazioni non sono pronte, prendono la sanità, l'aspetto sanitario solo sulle polizze vita, da un punto di vista di autocertificazioni o di certificazioni del medico di famiglia. Non credo che ci siano assicurazioni strutturate con,
Noi abbiamo fatto un esperimento bellissimo con Monzino, quando il professor Fiorentini mi ha detto, vedi Vintani, il 30% delle persone che arrivano nei miei ambulatori del Monzino, nella sala attesa, sono uomini dai 40-50 anni con un dolorino dietro il petto, convinti di aver un infarto. Vero è che se avevano un infarto non arrivavano al Monzino col traffico di Milano. E solo che poi non salgono sopra, non è una spesa pura. Quindi noi cosa abbiamo preparato con le farmacie? Il problema poi è c'è un informale con le farmacie, una sorta di preanalisi. Allora anche per, in questo modo possiamo parlare anche con i laboratori di analisi, con il centro diagnostico, come è capitato, tranquillamente, perché diventiamo reclutatori e selezioniamo. Facciamo l'elettrocardiogramma in farmacia, facciamo la misurazione dei dati dei antropomorfici, controfirmato a tutte e due perché io non ho il potere di firmare la mandata al Monzino. Monzino mi dice ok, rivedo tra un mese, ok, va bene lo stesso, mandano subito codice preferenziale. E questo è un servizio. È un servizio con i fiocchi, senza necessariamente l'ambulanza che diceva Dario, semplicemente magari di controllo o per problemi respiratori o quant'altro. Quindi veramente la coscienza dei propri ruoli, il riprendere in mano tutto e dire io cosa faccio, secondo me una persona intelligente è colui che sa definire i propri limiti in alto e in basso. Sempre serenità. Da noi in Brianza si dice un felefo a tuo mestiere, ognuno faccia il suo mestiere. Farmacista fa il farmacista, consentitemi, questo mi scriverà la mia presidente, ma consentitemi di chiudere con una cosa che ho fatto io per esprimere quello che io sento, io Paolo Vintani sento della farmacia. Io ho tolto i cartelli pubblicitari fuori la farmacia, ho messo un cartello, Giancarlo lo sa, non può vederlo, di Antoine de Saint-Exupéry, del Piccolo Principe, in cui il Piccolo Principe incontra un mercante di pillole, il farmacista, e gli chiede, tu cosa fai? Pillole perfezionate, cosa servono? Servono per calmare la sete, ne prendi una per 53 minuti, puoi non bere. Allora il Piccolo Principe dice, se io avessi 53 minuti camminerei adagio verso una fontana. Ecco, per me fare farmacia vuol dire accompagnare il malato in un percorso di guarigione, e credo che la farmacia dei servizi sia veramente, come diceva la dottoressa, una grossissima opportunità se la gestiamo bene. Grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti, grazie per la giornata. Riccardo, assolutamente... volevo sottolineare il mio ruolo importante, che è quello di utilizzatore scomposto. Scomposto. Tanto avvocato Ventoli non ci lo porta. Non mi riconosco proprio nel maniera inappropriata dell'uso.